Buonasera a tutti, io sono Marco Rizzetto, faccio parte del Google da qualche tempo ormai. Stasera vi presento un programma per la gestione dei file RAW, sarebbero file grezzi delle macchine fotografiche digitali, reflex ma anche compatte e semi compatte. Ho fatto una piccola premessa con queste presentazioni in maniera da spiegare il motivo teorico per cui uno dovrebbe fare foto in formato RAW piuttosto che in JPEG o altri formati, perché penso che sia fondamentalmente quello la motivazione che spinge a usare questo tipo di programmi. Intanto spiego cos'è il formato RAW. Il formato RAW è intanto un formato chiuso e generalmente proprietario di immagini grezze, così come sono salvate dai sensori delle macchine fotografiche. Ovviamente ogni costruttore ha le sue specifiche tecniche, sensori più o meno fatti simili, e alcuni sono particolarmente diversi, e i formati delle varie macchine sono questi qua, NEF per il Nikon e varie. Sotto ho aggiunto il formato DNG, che sarebbe un formato adottato da alcune macchine fotografiche, ma pochissime, ed è uno standard aperto per il salvataggio di questi tipi di file, sostanzialmente. E il formato... Ciao a tutti. Ciao. Ci stiamo. Avanti. Come si chiama? Tenuto. Qualcuno vuole comprarsi la prima lezione di yoga? Ok. Si so che andremo fermi. Intanto un formato RAW è sostanzialmente un'immagine. L'immagine è captata da un sensore che può essere di varie tecnologie. Ce ne sono due, ci sono i CMOS e il programma si chiama. È una costruzione fisica diversa. Comunque il principio fondamentale è che alcuni strati del sensore sono sensibili al verde, alcuni al rosso, alcuni al blu. Ce ne sono di più sensibili al verde perché il nostro spettro visivo è in quella zona lì del verde. E così. E sostanzialmente il formato grezzo di un'immagine digitale è un'immagine che non ha colori, è un insieme di dati per ogni pixel rilevato dalla macchina, dal sensore, che poi viene interpretato da un software all'interno della macchina per generare un formato JPEG o TIFF, ed è questa interpretazione che è lo sviluppo di un formato RAW, sostanzialmente. Per cui quando scattiamo le foto in formato RAW stiamo solo spostando un'azione che prima la macchina faceva di suo, con una serie di impostazioni stabilite dal produttore della macchina in maniera più o meno corretta e più o meno costante. Il sensore, così come è costruito, produce delle immagini appunto con dei canali, si chiamano canali. RGB starebbero per rosso, verde e blu, che composti insieme formano quello che vediamo come immagine digitale, tipo un'immagine JPEG, che è una specie di scacchiera dove ogni casella ha un colore, una luminosità, una saturazione, un specifico numero di colore. Questo è l'istogramma, l'ho voluto rappresentare a parte perché fa parte di una buona pratica di presa quando scattiamo le fotografie. Se abbiamo l'abitudine di guardare l'istogramma anche dentro la macchina fotografica, si riesce già a capire quando un'immagine è abbastanza corretta piuttosto che scorretta. Comunque l'istogramma rappresenta in questo caso una rappresentazione matematica
i valori di luminosità, cioè quanto scuro o quanto chiaro è un puntino, e nell'asse verticale quanti puntini di quell'intensità ci sono dentro l'immagine. È una rappresentazione sintetica, insomma, del contenuto di dati dentro dell'immagine o della porzione di immagine, perché può essere limitato in una porzione. A sinistra ci sono quelle che Dart Table può rappresentare come viste dell'istogramma, cioè una vista lineare, una vista logaritmica e una vista a forma d'onda, che è un po' più difficile da comprendere, ma rappresenta sempre il contenuto di pixel in funzione della luminosità di pixel stessi dentro l'immagine. Si utilizza soprattutto per regolare l'esposizione delle foto. Alcune caratteristiche del formato RAW in genere, a prescindere dalla macchina che lo produce, sono che il bilanciamento del bianco viene salvato come la macchina riprende l'immagine, però è una semplice, come si può dire, rappresentazione di una preimpostazione che gli si dà alla macchina. È una interpretazione che la macchina fa dei colori all'interno dell'immagine, ed è possibile assegnare il bilanciamento del bianco come un sacco di altri parametri fuori dalla macchina fotografica con questo genere di software, questo in particolare, ma anche altri. E c'è un'altra caratteristica che i file RAW hanno rispetto ai JPEG, cioè hanno una profondità colore diversa rispetto appunto ai JPEG, che hanno 8 bit per pixel, oppure nei casi migliori 16 bit quando c'è il TIFF a 16 bit. Questa caratteristica permette, quando si va a intervenire sulle foto una volta scattate, di poter gestire più sfumature tra un colore e l'altro, e quindi in post-produzione, come si dice così, si riesce a raffinare l'immagine in maniera più precisa, che non avere meno informazioni rispetto a un file JPEG, anche se poi alla fine tutto il processo produrrà un file JPEG, un file TIFF o un PNG, un qualsiasi file che comunque non è un file RAW. Lo spazio colore è un'altra caratteristica, è come definire lo spazio colore, è la quantità di colori presenti, possibilmente presenti, nell'immagine acquisita. Ci sono spazi colori, come si vede sull'immagine lì a destra, più o meno ampi in funzione dell'aspetto visibile. Per farvi un esempio, una stampa non riuscirà a riprodurre i colori che possiamo vedere ad occhio, e neanche una macchina fotografica riuscirà a farlo. Questa assegnabilità dello spazio colore permette di preservare la possibilità di gestire anche in futuro colori che magari, se scattiamo in file JPEG con uno spazio colore sRGB, abbiamo uno spazio ristretto e non potremo riprodurre alcuni tipi di colore, a prescindere dal software che usiamo. E qua è un esempio sul perché è meglio scattare in RAW, proprio per quel motivo lì. Intanto l'immagine non è compressa, vuol dire che non ha subito un taglio di informazioni quali subisce un file JPEG. Io ho fatto un esempio: se voi prendete un file JPEG e lo aprite, lo osservate senza fare modifiche, e lo fate 10 volte, vedete una differenza di qualità e non avete fatto nessuna operazione. Questo perché il JPEG ricostruisce l'immagine su una struttura, su una griglia di pixel più grandi del pixel minimo, e se voi comprimete tanto un JPEG, vedete questa griglia, si nota un artefatto sull'immagine. Sul RAW per forza di cose non esiste, perché è un file privo di qualsiasi elaborazione. Dopo se vedremo, insomma. La gamma dinamica è quella di cui dicevo prima. Un sensore di una macchina fotografica è sensibile alla luce di più che non quanto salvabile in un formato JPEG.
Questo vuol dire che quando fate una foto e avete una zona della foto completamente nera e una zona della foto completamente bianca, in JPEG rimarranno bianche e nere le immagini senza dettaglio all'interno di queste zone. Mentre in RAW si può recuperare parte dei dettagli all'interno delle zone sovraesposte e sottoesposte. Questo in funzione di quanto il sensore ha, quanta gamma dinamica è registrabile dal sensore, e questo dipende dal sensore. E appunto il bilanciamento del bianco non è importante quando si scatta decidere quale sarà il colore, il bilanciamento del bianco all'interno dell'immagine, perché lo possiamo fare fuori come se fossimo in quel momento nel punto di ripresa prima dello scatto. Possiamo farlo in maniera anche più fina e più precisa rispetto a quello che è possibile fare con la sola macchina fotografica. Stessa cosa per lo spazio colore, è solo una maniera di salvare il file JPEG che consente o meno una rappresentabilità di colori. Generalmente per le stampe si usa l'sRGB perché tende a rappresentare meglio quello che è possibile stampare piuttosto che l'Adobe RGB o il lato che è ancora più esteso e non riproducibile da nessun tipo di stampa. Non ancora, insomma. E poi l'output a 16 bit, cioè nel file RAW vengono salvati più bit per ogni canale, per cui avremo un'immagine che contiene più sfumature rispetto a un file a 8 bit. E per JPEG non è possibile, per cui... Scusa, 8 bit per canale vuol dire che avrai tipo 8. Cioè da 0 a 256 di rosso, un verde di blu praticamente. Sì, esatto, i componi vengono fuori quei 16 milioni di colori e circa sono erotti. Mentre 16 bit è potenzialmente più, cioè più sfumature tra questi estremi di colore, per cui è utile soprattutto quando tu elabori la foto, quando tu stai elaborando un'immagine in maniera, diciamo, creativa. E tra un estremo e l'altro del colore hai più sfumature, quando tu elabori non perdi parte di sfumature. Dopo si vede sull'istogramma, magari si vede di più. Cioè comunque, come dire, c'è uno 0 di rosso, è un 100% di rosso, sì. E 65.000, in questo caso qua, sì. Intermedi di... Sì, c'è più, ci sono più sfumature tra quel massimo del colore rappresentabile. Che poi è nello spazio colore, anche se poi comunque non lo vediamo. Per cui. E comunque si vede nella stampa questa cosa? Non è che si vede in sé, non è che lo vedi tu fisicamente la differenza dell'immagine a 8 o 16, perché comunque poi alla fine tu produci un JPEG a 8 bit. Però quando tu elabori la foto, poterla elaborare a 16 bit piuttosto che a 8 per canale, significa che hai la possibilità di gestire in elaborazione più informazioni per ogni colore che comunque tu non vedi, ma che perderesti, dopo magari vi faccio vedere sul clip cosa vuol dire, come si può dire, è come quando tu hai un'immagine e la contrasti molto e perdi, tipo la contrasti, non so se hai visto il film tipo Sin City, c'è un altissimo contrasto, molti bianchi, molti neri, pochissimo grigio, come un fumetto più o meno. Ecco, in quel caso lì, se tu riprendi quell'immagine e non hai una serie di informazioni all'interno di quei grigi che hai perso, non recuperi quei grigi. Se invece fosse tipo a 128 bit e avessi una serie di dati in più rispetto a quelli che comunque hai rappresentati, potresti ancora recuperare, cioè, puoi scegliere cosa farne successivamente, sì, è soprattutto, cioè, per l'elaborazione, sì. Li vedi proprio lì a un certo momento, ci sono quello, diciamo, mezzo rosso, lo trasforma completamente in rosso, sì. Più o meno rosso, più o meno, esatto. Adesso per estendere, esasperare il concetto, se io salvassi un'immagine a un bit mi parlo tutte le informazioni di colore, no, c'è un bit lì. O è bianco o è nero, è chiusa lì la faccenda. Ecco, estendi questo concetto ai 16 bit, invece che averne 8 di più, ti servono solo quando tu li elabori, ti servono per elaborare l'immagine più che
per vederla a video, che poi comunque esporti in JPEG, alla fine non è che il JPEG sia il male, è il risultato finale che può migliorare in quella, dipende naturalmente dall'elaborazione che uno fa, perché se non è particolarmente spinta non è. Alla fine è come avere una manopola del volume, no? Se lavori 8 bit hai 8 scatti per regolare il volume, se hai 16 hai 16 scatti per regolare il volume. Sì, è come esatto, o l'acceleratore della macchina, hai un ampio possibilità di un potenziometro molto grande piuttosto che un potenziometro piccolo che ti permette poca sensibilità, adesso non in quel senso fotografico. Però ci sono degli svantaggi in salvare in un formato RAW, cioè il primo fra tutti quanti è che pesano di più di un equivalente JPEG, generalmente, non è detto però. E necessariamente devi elaborarli, perché se tu prendi un file RAW e lo dai a qualcuno, e lui avrà un file RAW e non è interpretato, è un file retro non interpretato da un software che ti dice che il bilanciamento del bianco è quello, che lo spazio colore è un certo tipo di spazio colore, una serie di cose. E tempo di scrittura si intende nella macchina fotografica e anche quando tu lo copi e lo archivi, occupano più spazio, per cui serve più tempo per salvare lo stesso file. Ecco, dopo sono tutte cose che magari non sono sensibili nelle macchine moderne, ormai scatti grafiche di ore, non so, 8 scatti al secondo, 6 scatti al secondo, e salvi in tempo reale su alcuni tipi di supporti che salvano fino a 95 MB al secondo, cose del genere, potenzialmente. Adesso non è Dartable non è l'unico programma che gestisce il file RAW, già GIMP apre in maniera naturale i file RAW attraverso un plugin che si chiama UFRAW oppure DCRAW, insomma c'è una maniera per aprire un file RAW e quindi in quel momento scegliere una serie di cose tra cui la profondità colore, lo spazio colore e il bilanciamento del bianco, quelle cose lì. Generalmente i programmi che gestiscono i file RAW di questo tipo sono non distruttivi, cioè le modifiche che si fanno all'interno non agiscono sul file, in particolare dal table i file in sola lettura, per cui non vengono neanche mai cambiate date, cioè vengono aperti in sola lettura. Però vengono salvati dei dati all'interno di un file XML, che si può vedere anche con un file di testo normale, con un editor di testi, e li salva all'interno di questi file, e ogni volta che tu esporti un'immagine con Dartable, prende questo file di impostazioni che tu hai con fatica qualche volta elaborato e lo applica all'immagine per salvare un JPEG, o un TIFF, o un altro formato, non ha importanza. Dartable ha una serie di caratteristiche che altri programmi di questo tipo com'è che era la pronuncia? RAW? Therapy RAW. Ecco lì. Therapy. Sì, che altri programmi hanno. Tipo le maschere, si può utilizzare i filtri all'interno del programma che adesso vedremo, e anche filtrandoli con delle maschere che indicano dove e come il programma agisca e in che misura agisce sulle zone con quel determinato filtro. Dartable gestisce le immagini come delle collezioni, li chiama rullini, film ROS, cose così, insomma queste cose. In sostanza si tratta di importare le immagini e gestirle con dei titoli non necessariamente legati alle cartelle dove sono posizionate le immagini. Può anche infastidire questa cosa, però. Ha un'altra caratteristica che altri programmi non ha una schermata del menu, non ha un tipo file, salva, non ha niente di questo, non ha una barra, non mi viene la parola, barra di menu. Barra strumenti. Barra di strumenti, ma adesso la vediamo proprio. E si possono utilizzare una serie di filtri per selezionare le immagini, per poterle elaborare, esportare o fare qualche altra operazione.
è uno dei programmi che gestisce in maniera remota le fotocamere, quasi tutte le reflex, adesso bisogna individuare proprio il modello. Questo vuol dire che una volta che la macchina è collegata al computer e acceso il programma, è possibile far scattare la macchina in remoto, visualizzare un'anteprima, una live view dell'immagine e scegliere una serie di parametri per lo scatto. Adesso magari l'utente normale non apprezza questa funzione, ma magari un fotografo che ha bisogno di fare una serie di scatti ripetitivi per i cataloghi posiziona la macchina, cambia il soggetto, continua a scattare senza neanche toccare la macchina. È comodo, insomma. Diversi fotografi fanno questo genere di lavoro e è irrinunciabile una funzione del genere. È possibile salvare con un backtable una serie di impostazioni, le definisce stili o code di sviluppo a seconda della posizione del programma, con cui si può personalizzare lo sviluppo di questi file. E poi è abbastanza facile e veloce esportare in JPEG di qualità più alta che non quella che produrrebbe la macchina con cui è scattato il file RAW, per i motivi di prima. Decidi il livello di compressione, decidi la maniera in cui il JPEG viene generato, se è progressivo oppure in linea bassa, insomma, una serie di impostazioni. Ci sono maniere giuste e sbagliate di gestire i file, di sviluppare i file RAW. Generalmente le impostazioni che si devono fare per uno sviluppo corretto senza ripetizioni di azioni è di importare le immagini, di bilanciare il bianco, per quanto questa particolare operazione potrebbe essere vista in maniera creativa, per cui non è detto che io voglio un bianco bilanciato correttamente, anzi non è detto. Se poi io faccio una foto in bianco e nero può essere che non mi interessa bilanciare il bianco in maniera particolare. Certamente correggere, se del caso, l'esposizione, ridurre il rumore, che è quell'artefatto che i sensori necessariamente producono per il passaggio di corrente all'interno dei sensori, più o meno a seconda del modello di macchina, della sensibilità con cui la si opera e delle condizioni di luce del sensore. Eliminare le macchie del sensore sarebbero i punti in cui su una reflex in genere c'è la possibilità di cambiare l'obiettivo. Quando cambi l'obiettivo entrerà della polvere, perché comunque ce n'è nell'aria. Quella polvere, per un aspetto elettromagnetico, sia elettrostatico, si attaccherà al sensore, che è un campo magnetico, un campo elettrificato che attira sta polvere, ti si attacca la polvere sul sensore e sulle foto viene una specie di alone tondo più o meno nitido a seconda di quanto è impostata il diaframma della macchina. Poi si tende a correggere le distorsioni, che anche quelle dipendono dall'obiettivo, distorsioni del tipo a barilotto o a cuscinetto a seconda dell'angolo della focale con cui si scatta. E probabilmente gli obiettivi di fascia alta delle reflex non hanno grandi distorsioni, ma ci sono. Poi si regolano i dettagli, cioè adesso io lì ho segnato alte luci e ombre, nel senso dettagli all'interno delle alte luci e delle ombre, i livelli di contrasto, lì ho segnato curve e livelli del sistema zonale, perché il programma ha queste impostazioni e i vari punti si possono selezionare queste cose. Poi correzione di colore, potrebbe essere necessario ingiallire una parte dell'immagine piuttosto che azzurrirla, se si può dire così. Ma questo si tratta più allora di editing creativo che non regolazione dell'immagine. E poi la nitidezza. Un'immagine RAW non ha un contrasto definito, non è nitida di per sé. È un'immagine piuttosto piatta, grigia, senza grandi livelli di contrasto, che adesso la vediamo. Tutte cose che si fanno sempre in maniera non distruttiva sulle immagini, salvate all'interno di quei file XML, che vengono salvati nel momento in cui faccio la modifica al parametro, è salvata il dato e viene continuamente scritto queste regolazioni. Ecco, questa era la premessa teorica di questo genere di programmi. Adesso ho... Però...
Questo è il programma, non c'è neanche una paletta, ho scritto, beh, tanto non c'è più. Sposto le Wix. Questa è la schermata principale del programma, si apre così, non ci sono menu a tendina, non c'è un file salva, non c'è niente di tutto questo, perché in effetti il programma fa delle azioni non distruttive su immagini che vengono importate. Adesso faccio vedere. E la prima cosa da notare è che ci sono in alto a destra delle scritte: tavolo luminoso, camera oscura, tethering, mappa e presentazione. E la prima è un po' quello che dice il titolo, è un tavolo luminoso. Una volta si usava un tavolo con una luce sotto dove posizionavi le diapositive, sì, o le pellicole, e tu visionavi i provini, visionavi in anteprima le immagini direttamente sulla pellicola. È più o meno la stessa cosa. C'è una zona camera oscura che sarebbe il posto in cui si fanno le modifiche immagine per immagine. Tethering è quella serie di funzioni per la gestione in remoto di una macchina fotografica, e lì può essere utile o non utile a seconda della persona. Mappa è una funzione che utilizza, adesso non si vedrà perché non c'è connessione, utilizza i dati GPS eventualmente presenti su un'immagine RAW per georeferenziarla su una mappa, che può essere la prima scelta che non sia OpenStreetMap, sì, mi pare. E presentazione è una funzione di presentazione, come una slideshow, una presentazione di diapositive. La prima parte è tavolo luminoso. E adesso io importo delle immagini, ci sono a sinistra dei comandi, perché da qualche parte bisogna che diventano questi comandi, se no. C'è la possibilità di importare immagini singole, cioè immagine per immagine, una cartella, o anche importare dalla fotocamera, però non ho fotocamera connessa, per cui importo da una cartella, seleziono questo comando e vado a prendere queste immagini. E adesso lui già posiziona su una cartella dove ci sono le immagini che devo caricare, però potrei andare a scegliere su, se vede il gran tutto, no? È l'autofocus che non ci aiuta. E il primo passaggio è importare delle immagini, se no il programma non sa cosa gestire. E quindi schiaccio su importa cartella e seleziono la cartella che mi interessa, è questa qui. In questo caso, se volete, c'è una chiavetta con cui si può potete andare. C'è la chiavetta? C'è la chiavetta? Sì, l'altro. Ora c'è un'opzione, si può importare ricorsivamente le cartelle, che è il solito concetto, cioè importa cartella e sotto cartelle le immagini contenute nelle sotto cartelle. Adopero quella funzione perché ho tre cartelle all'interno di quella principale, faccio apri, lui va a caricare delle foto che sono lì. E, vabbè, a parte che alcune non le ho fatte io, altre sì. E si cominciano a vedere alcune caratteristiche. Quando tu ti muovi all'interno di questo tavolo luminoso, si evidenziano le immagini man mano che ci si sposta sopra le immagini. Sopra alla cornice dell'immagine c'è una scritta RAF, qua c'è scritto CR2, qua c'è scritto DNG, questi sono dei NEF, infatti. E queste vuol dire che sono fatte con una Nikon, e questo CR2 è il formato, è l'estensione dell'immagine. Se volete si può cambiare la dimensione di queste anteprime su questo tavolo luminoso virtuale, schiacciando CTRL e zoomando con il cursore del mouse, in modo da poter vedere come si desidera questa serie di anteprime. Se ci si muove solo con il cursore si sposta come su un foglio elettronico oppure un foglio di writer.
E ecco, schiacciando sopra una immagine, a sinistra compaiono delle informazioni relative all'immagine, quindi qual è la cartella che le contiene, un ID. L'ID sarebbe un numero che Darktable attribuisce all'immagine, può non interessare, cioè un numero all'interno del programma, ma non ha grande importanza. Il nome del file, il percorso e il modello di macchina fotografica, questa è una Fuji Finepix, questa è una Nikon D200, eccetera. Quindi scusami, in realtà fare roba quindi è specificato anche il modello proprio di macchina. Sì, viene specificato anche il punto di messa a fuoco, in verità, solo che questa caratteristica non la vede questo programma, ma quindi il Canon vede il suo, il Nikon vede il suo, vengono specificate questi metadati, quindi il momento in cui è scattata, sempre che la macchina sia regolata con l'orario giusto, viene salvato il nome del produttore della macchina, il modello, il tipo di lente, cioè che obiettivo ha installato. Su una reference ti dicono che obiettivo c'è, con che focale, con che se è un zoom, con che diaframma, eccetera. E questi dati tra l'altro vengono usati nel programma per correggere gli obiettivi, cioè gli obiettivi hanno queste distorsioni e prendono questi dati per applicare una deformazione sull'immagine senza che tu la provi, insomma. Però quello è un'altra cosa. Altre informazioni anche, ad esempio, la longitudine e latitudine, che permetterebbe a quella parte del programma di posizionare l'immagine dentro una mappa, se a uno può interessare, e altre cose. Questa parte del programma, che chiamano tavolo luminoso, serve sostanzialmente a fare operazioni del tipo seleziono l'immagine, la ruoto. In questo caso la macchina non ha salvato l'informazione sul fatto che era verticale o no, è una vecchia macchina, tra l'altro, quello sarà così. Per cui le varie immagini del ruoto come devono andare, oppure no, se ne vuole. E si possono fare delle selezioni, come per un file manager, schiacciando shift e selezionando la sequenza di immagini, oppure control selezionando le assaltoni, la parola più tecnica. Ecco. Si possono selezionare anche in altre maniere, con delle caratteristiche dell'immagine, ma adesso non ci entro in dettaglio, sto sbagliando. Ci si può fare anche altre cose. Io potrei anche decidere che questa immagine mi va bene così e la esporto. Per esportarla dovrei usare all'interno del tavolo luminoso una funzione che si chiama esporta selezionati, che fa esattamente quello, che è sulla destra del tavolo luminoso, nella zona, in questo caso è qui, anzi col tasto di fianco c'è un'icona a forma di triangolo che, se premuta, si sposta verso il basso e indica i parametri di quella funzione specifica. Questo funziona così in tutto il programma, è fatto così. E qui non si vede tutto quanto perché il monitor è piccolo, è incastrato. Ecco. Comunque, esporta selezionati, la destinazione dice che lo esporto su un disco, su una galleria web, si connette anche agli album di Facebook, di Flickr, non c'è così, su Google Photo altre cose, ma diciamo che ci interessa un file sul disco. E qua c'è una serie di impostazioni che mi permettono di decidere il nome del file, ma potrei anche selezionare il nome del file normalmente, dargli un nome. In ogni caso sono dei campi, credo che siano codifica XML, praticamente qualcosa del genere, sono dei campi che rappresentano, non so, il nome dell'immagine, il rullino, l'ora, il mese, l'anno, la sensibilità del sensore o altre cose. E avvicinandosi e lasciando il mouse per qualche secondo vengono fuori quegli generi parametri, per cui ci permette di scrivere la codifica che ci interessa. Sotto si può selezionare il tipo di file, cioè un JPEG a 8 bit, perché non ci sono JPEG 16 bit, forse JPEG 2000. Ecco, sì, mi sono già risposto, JPEG 2000 a 12 bit.
o altri formati tipo il TIFF, che a quel punto può avere anche 16 bit. Infatti il TIFF è un'immagine di più alta qualità e di molto più alto peso all'interno dei dischi. E altri formati che possono interessare, insomma, per casi specifici. Nel caso del JPEG a 8 bit è il classico JPEG, la qualità è come in GIMP o in altri programmi da 0 a 100, se me la c'è fare, da 0 a 100 sul livello di qualità, 0 è la qualità più piccola, 100 è più alta. E poi c'è una funzione, questa che è interessante, è dimensione massima. Ovvero, il programma mi chiede se voglio impostare una massima dimensione di pixel per i lati degli X e delle Y, in modo da poter limitare la dimensione delle mie immagini. Adesso alcune di queste immagini sono, questa è una di 200, è a 10 megapixel, ce ne sono altre a queste 6 megapixel, sono piccole, sono immagini piccole, ma ce ne sono altre più grandi, questa, e qua mi permette appunto scegliere di fare un'immagine con una dimensione massima impostata per ognuno dei due dati. Se ad esempio io voglio fare esportare tutte queste immagini in JPEG che siano al massimo grandi nel lato più grande, 1000 pixel, basta che individuo che la dimensione massima nelle ascisse sia 1000 pixel e la dimensione massima di quell'altro lato sia sempre 1000 pixel. In questo caso mi farà sia gli orizzontali che i verticali grandi al massimo nella dimensione massima 1000 pixel. Mi scala l'immagine? Sì, sì, mi scala, mi ridimensiona l'immagine. L'altro lato in proporzione? Sì, sì, l'altro lato rimane in proporzione, non ritaglia l'immagine, non fa un formato quadrato da rettangolare. No, quando tu scrivi 1000, lui andrà a vedere quale dei due lati è più grande e applica la trasformazione su uno dei due lati e in proporzione l'altro lato. Tipo, è come se tu prendessi, se quello è 900 gliene mancano 100 e quell'altro invece gliene mancano 400. Sì, diciamo pure che probabilmente un firewall non sarà mai più piccolo del 6 megapixel oggi, insomma. Non più, a meno che non uso la mia prima macchina, però è più piccola, ma no. Sì, sta facendo l'ipotesi, sì, su come la... Fa conto così. Tu hai un'immagine che è 2000x3000, 6 megapixel tipici, e vuoi esportarla in che sia 1000x1500. Tu basta che mi dici che... mettiamo che nella sequenza ne hai alcune verticali e alcune orizzontali, e non vuoi stare lì ogni volta a decidere quale, selezionando saltoni delle immagini, gli dai 1000 su tutte e due i parametri. Sì. Il programma andrà a prendere la dimensione, sì, esatto, il lato, in questo caso il lato massimo, e lo porta a 1000. L'altro lato è in proporzione, lo scala solo. Sì. Non ritaglia l'immagine, puoi ritagliare l'immagine in un'altra zona del programma, sempre non distruttivo, in verità tu non la ritagli mai, ritagli solo quella esportata. E più o meno diciamo che è questa la funzione. Poi ci sono opzioni per il profilo colore. Diciamo che se tu sai in sRGB a questo livello non hai problemi di visualizzazione a monitor per il web e neanche per la stampa, perché non sempre i laboratori di stampa gestiscono l'Adobe RGB, non credo che sia così comune. Come profondità colore, cioè comunque salvi in questo formato un po' castrato, che comunque è di più di quello che puoi rappresentare a video, e ti va bene. Solo che usando RAW puoi mantenere quel file là originale e potenzialmente un giorno che il monitor permetterà di visualizzare molti più colori, chissà, magari succederà, vedere queste sfumature di colore all'interno dei massimi, dei minimi visualizzati. Adesso magari ne apriamo una così. Questa. No, perché l'ho fatta io. Per aprirla si può o selezionare l'immagine tipo così. Poi adesso ne seleziona un'altra, lui mantiene i parametri che gli hai dato precedentemente. Ah sì, no, questi sono solo parametri di esportazione. Finché io non schiaccio esporta, non ho ancora toccato l'immagine in verità.
Veramente alcuni sì, però è perché sono dentro la cartella dei file XML. Posso anche far così e scattare. Seleziono l'immagine. A questo punto, se ci sono sopra, la cornice di questa virtuale diapositiva viene fatta in un colore più chiaro. Se invece non ci sono sopra, c'è una cornice bianca che evidenzia l'immagine che ho selezionato. Schiaccio camera oscura e il programma mi passa l'immagine direttamente alle funzioni di esportazione. Tu ad esempio hai schiacciato questo tasto qua. Quale? Che, quella la freccia qua, ai bordi dell'immagine ci sono delle frecce. Queste frecce qua permettono di rilassare e chiudere le impostazioni. Sì. Ok, infatti in inglese dice collapse. Sì, e nascondere le opzioni e visualizzare più grande l'immagine in sostanza. Diciamo che finché sei in zona camera oscura hai bisogno delle opzioni di sviluppo, per cui te le lasci aperte. Magari queste non ti interessano e allora magari le chiudi, così hai l'immagine un po' più grande. Sotto ce n'è un'altra che attiva o disattiva quello che loro chiamano film roll, cioè una striscia dove visualizzi le anteprime delle altre immagini non selezionate, ma non, nel caso di sviluppo di un'immagine non interessa. Qui ci sono una serie di possibilità, una serie anche piuttosto alta di possibilità. La prima cosa da fare generalmente è impostare l'esposizione, il bilanciamento del bianco e la nitidezza. Quella che volevo far vedere prima è una cosa che loro chiamano curva base. Curva base è, per chi ha un po' di pratica di GIMP, è la maniera in cui come si può dire, l'input dell'immagine, cioè la quantità di pixel per luminosità dell'immagine, è rappresentata sugli X. Sull'Y invece ci sono i valori di luminosità. La curva, che in questo caso è proprio una curva, rappresenta la maniera in cui il programma spinge le tonalità, in questo caso dalla scura alla chiara, faccio prima a tirarla via. Se io la disattivo, l'immagine RAW è questa qua, è priva del contrasto, priva delle cose. La curva rappresenta la maniera in cui dallo scuro verso il chiaro amplifico i pixel intermedi. Diciamo che all'estremo destra c'è il bianco assoluto, all'estremo sinistra c'è il nero e in mezzo ci sono i grigi. Dato che noi come spettro visivo abbiamo una percezione non lineare della luce, vediamo di più la zona intermedia, il sensore invece non distingue se è intermedia, lui vede un valore di luce, registra quello e per lui è a posto. Questa interpretazione qua permette di rappresentare da così spenta a così pseudo normale l'immagine. È una impostazione che le fotocamere hanno già all'interno, infatti questa curva qua, se voi schiacciate il tasto di destra, vi compare una serie di marche, di macchine fotografiche che hanno di loro curve diverse, sono pendenze diverse, maniere diverse di gestire i sensori, queste sono le differenze di vari sensori in sostanza. In questo caso è una Nikon e la sua curva viene rilevata da quel dato, da quel metadato all'interno del file RAW, il programma applica la curva e voi vi trovate già l'immagine abbastanza giusta, se no vi trovereste un'immagine totalmente spenta e orribile, oscena. Quindi questa è un'impostazione che la macchina, il programma fa già. Ci sono delle altre opzioni, tipo il bilanciamento del bianco, compaiono all'interno di questi sottomenu. Questi sono i menu che lui chiama attivi, cioè sono moduli del programma che sono già operativi in questa immagine. Poi ci sono, quella stella vengono rappresentati i moduli che l'utente ha definito predefiniti, cioè io di solito uso questi 5 moduli e li metto all'interno di questo menu, sì. È come dei preferiti.
E poi ci sono questi 5 gruppi che sarebbero i gruppi principali, no, gli unici gruppi nel senso, sono i gruppi di sviluppo delle immagini. E il primo è il gruppo base che contiene una serie di opzioni tra cui la luminosità, le ombre, il ritaglio e la rotazione, tipo potrei decidere di ritagliare un'immagine e qui decido che tipo di ritaglio dare. E col tasto di sinistra, all'interno dei moduli, su ogni modulo c'è un primo tasto che lo accende e lo spegne, come un tasto di accensione degli elettrodomestici, c'è uno 0 o 1, accende e spegne il modulo, lo attiva o lo bypassa. Un tasto con delle rigatine che rappresenta il preset all'interno di questo modulo, se ce ne sono, non sempre ce ne sono. E sull'ultima destra ripristina i parametri predefiniti, cioè ad esempio se io decido di sovraesporre l'immagine e far così, e quel tasto lì mi resetta le impostazioni alle impostazioni di default, cioè a zero. Ora, proprio il modulo di esposizione. Generalmente si cerca di esporre correttamente le foto per avere la massima qualità possibile tra luci, ombre e punti di colore. Scusa, posso farti una domanda? Visto che prima c'era tutta la scelta delle macchinette fotografiche, no? Cioè, cosa significa che se io scatto con la Canon e gli metto le impostazioni della Canon e scatto con un'altra, ho più o meno lo stesso risultato? Cioè, lo correggono in modo da arrivare a un risultato predefinito? Sì, beh, praticamente. Tu quando scatti un'immagine, proprio perché il sensore non comprende la visione che abbiamo noi dello spettro di luce, all'interno della macchina viene caricata questa specie di curva di risposta alla luce. Il sensore non ha una curva di risposta sua, cioè sì, ce l'ha, però diciamo che è piatta, è una linea retta a 45 gradi, mentre il nostro occhio vede in maniera diversa, cioè di più nelle fasi intermedie della luce, piuttosto non vediamo molto, non distinguiamo i dettagli guardando il sole, ad esempio, non riusciamo a distinguere dettagli sulla superficie del sole, per dire, perché per noi è troppo luminoso. Come ad esempio se in piena notte dove non c'è una fonte di luce ti muovi, non vedi nulla, vedi poco o niente. E quella curva lì, cioè quella distinzione tra macchine, tra modelli, tra più che altro tra marche in quel caso lì, distingue come i sensori che Canon piuttosto che Nikon, piuttosto che Leica oppure altre marche producono, e come quei sensori in media, diciamo ipoteticamente, vedono la luminosità e quindi corregge la risposta di quel sensore alla vista umana. Diciamo che tende a farti apparire l'immagine il più vicino possibile a quello che vedi tu, tralasciando i concetti dei colori, delle cose lì. Questo viene fatto già dalla macchinetta, quando tu scatti, lei ha dentro questa impostazione e lo applica all'immagine, produce JPEG considerando quelle modifiche lì. Ora, quelle modifiche lì generalmente vanno bene, non è un problema, solo che potrebbero ridurti il dettaglio in alcune zone di luce. Quindi quando tu scatti in RAW puoi ignorare quelle preimpostazioni e fare tu la tua curva di risposta, perché ti piace di più una foto molto contrastata, allora esasperi la mancanza di dettaglio tra di grigi piuttosto che bianchi e neri, o il contrario, ti piace più morbida e più dettagliata in tutte le zone del luce. Ma questo discorso di farlo col programma è una scelta? Sì. Perché il sensore alla fine non potrebbe essere simile all'occhio umano? Sì, potrebbero introdurre il software all'interno dell'occhio. Cioè, passando sì. Il software però bisognerebbe farlo. Sì, sì, il sensore di suo non distingue tra i colori. Per quello, prima che avevo fatto vedere come è fatto un sensore, il sensore è come una scacchiera, dove c'è un pixel rosso, un pixel blu e due pixel verdi. Quindi ci sono molti più pixel verdi che rossi e blu. Questo è già perché il sensore viene costruito così, perché noi vediamo di più quello spettro delle frequenze visive vicine al verde piuttosto che l'ultravioletto e l'infrarosso, per esempio, non vediamo. Però il sensore rileva queste cose. Alcune macchine vengono
che il verde è proprio giusto a metà dello spettro. Sì, noi vediamo uno spettro luminoso limitato, non vediamo infrarosso e ultravioletto, per cui non riusciremo a interpretare cioè noi li riceviamo quei segnali lì, però noi non distinguiamo dettaglio in quella zona. E invece le macchinette in teoria perché sono costruite, perché non vengono alterati i risultati da queste fasce di luce. E il avere varie marche lì è solo un'opzione. In verità tu puoi tranquillamente avere la curva base piatta e decidere tu come far interpretare alla macchina. Certo, se fai, cioè se la tua macchina scattasse così è un incubo ogni volta che fai un file, cioè non riesci a, qua non vedi più niente, ma insomma questa è proprio la curva di risposta, invece che essere lineare, cioè retta lì, è più sensibile nella fascia media di luminosità. E ogni macchinetta ha un sensore diverso dall'altro, ad esempio Fuji fa dei sensori con il verde più grande del rosso e del blu, mentre altre marche sono grandi uguali con delle lenti che fanno delle cose, per cui già la costruzione del sensore aiuta o meno a ottenere risultati di colori diversi. Infatti dicono ah, quella è una Nikon perché ha quei colori lì. Però se lo cambio il programma, non lo vedi più. Sì, esatto, cioè la risposta al colore, poi col RAW soprattutto decidi tu, cioè siccome il RAW è comunque un'immagine che ha tre livelli di grigio, una per il blu, una per il rosso, una per il verde, tu decidi questa mescolanza di livelli e come i livelli si uniscono in mezzo alle luci e cambi come si dice, l'aspetto finale di quell'immagine. Col JPEG sarebbe impossibile, non hai quei dati lì, non ci sono dati in mezzo lì, hai un pixel che ha quel colore lì, un pixel di fianco ha quell'altro colore lì, chiuso. Cioè sono pixel che hanno un colore, mentre nel file RAW quel pixel lì non ha un colore, è una serie di dati per i tre livelli che tu interpreti con un programma. Se quel programma per quella zona altera quel colore, quel pixel lì non è lo stesso colore, è un altro colore. Quindi allora anche la linea lì in realtà cioè altera delle zone. Cioè sì, il fatto sì, che esatto. Sia quantità di pixel per colore esatto. Mi spartisce un po' su tutta l'immagine aumentando il colore di tot pixel praticamente. Esattamente, lui applica una trasformazione di quella curva in particolare sulla luminosità. Però distribuita su tutta l'immagine, infatti. Non si vede, ma in realtà è come se avesse illuminato leggermente tanti pixel. Esatto, fa conto che lui prende il pixel con valore, interpreta i tre livelli del sensore e applica una trasformazione in base a quella curva lì di più o meno un delta più o meno grande. Se tu lo fai molto grande, vedi sul nero e sul bianco non applica trasformazioni, perché sennò andresti oltre la gamma che bianco è bianco, nero è nero, più in là non c'è niente per un file JPEG, non c'è oltre il bianco o oltre il nero. E, mentre in mezzo applica una trasformazione che è la differenza tra la retta e la curva più o meno fatta. Questa curva poi ritorna anche in altri punti del programma. E, diciamo che queste scelte qua sono intanto applicate già dal programma prendendo il dato dall'immagine RAW. Puoi anche selezionare di applicare una curva di risposta di Canon su una Nikon. Non è che tu stai distruggendo l'immagine oppure alterandola in maniera che non va più bene. Tipo adesso gli dico che è una Canon, in verità vedo che è un po' più luminosa di prima, adesso io magari avvio il mio meglio che lì. Ecco, quello è il primo passaggio che in macchina la macchinetta fa già, vi applica una curva di risposta, sennò tu avresti un'immagine molto grigia, dove non c'è mai un nero nero e non c'è mai un bianco bianco. Non un'immagine in bianco e nero, è proprio un'immagine scialba come proprio bianco. E se per caso il programma non dovesse riconoscere la tua macchina, perché magari te la sei costruita tu, mettiamo, tu devi applicargli una curva di qualche tipo. Ci sono anche sistemi di laboratorio per definire qual è la risposta migliore, come si faceva in camera oscura con le pellicole, dove
esponevi, sviluppavi, stampavi a seconda del negativo per ottenere la massima gamma dinamica, diciamo così, a grandi linee, anche se ovviamente le pietre fa una volta, ci metti ore, mesi, insomma. Non lo so. Ecco, ci sono gruppi di moduli di elaborazione per queste immagini. Quello più importante e principale, che è appunto il gruppo di base, dove ci sono questi moduli, tra cui il bilanciamento del bianco, l'esposizione e l'orientamento, cioè se l'immagine è storta o dritta, appare una banalità, ma potrebbe essere che la macchina non si rende conto di dove, come è orientata quando tu scatti. Giri l'immagine, è che sia una grande elaborazione, ovviamente senza distruggere niente. Ad esempio, se tu lo fai nel JPEG, il JPEG è storto, lo prendi, lo apri, lo ruoti, lo riscrivi. Per quanto tu gli dia qualità nel fatto di esportare il JPEG, non applicherà sempre questa maschera di compressione, per cui ogni volta che lo salvi lo danneggi, lo alteri in qualche maniera, magari poco, però... Come davvero fai la copia, però... Sì, fai la copia, uno stop, una dritta, certo, esatto, cioè sì, beh, ok. E mentre qua stai solo cambiando l'orientamento di una foto che non hai ancora esportato. Questi qua sono tutti quanti dati che hai solo letto in sola lettura e che il programma andrà ad alterare nel momento in cui tu esporti su un file diverso dal file RAW, che non verrà mai salvato sopra dal programma, non verrà mai sovrascritto. Ci sono moduli molto importanti, tipo l'esposizione, dove ti permette di andare a scegliere se fare un'esposizione ad hoc, tipo per i neri e per le esposizioni, cioè se voi guardate questo mamma qui, quando vado a toccare esposizione, che è quella che gli si dà in macchinetta, più 1EV, più 2EV, così via, qui schiarisci l'immagine, diciamo banalmente, e qui scurisci i neri, cioè sposti quelle parti scure dell'immagine verso sinistra o verso destra, alterando quindi il livello del minimo scuro, cioè minima zona scura dell'immagine, minima zona chiara dell'immagine. Quando tu contrasti molto l'immagine fai questo genere di operazioni qua. Adesso immagini così sono difficilmente utilizzabili, ma cioè fatta così probabilmente non è quello che si pone. Questo programma permette di modificare questi livelli in maniera abbastanza fine. Diciamo che se tu hai un istogramma messo così, dove questa parte qua, adesso tralasciando il fatto che ci sono rosso, verde, blu sovrapposti, diciamo che la parte, quella bianca, è la media dei livelli di colore, dei canali di colore all'interno dell'immagine. Tu hai un'immagine che ha tanto spazio a destra, tanto spazio a sinistra. A sinistra, sul punto più sinistra, c'è il nero assoluto, cioè oltre il quale non c'è dettaglio, non c'è differenza, è tutto macchia nera. A destra, al contrario, c'è la zona bianca. Se tu hai un'immagine dove l'istogramma è tutto molto centrato, è un'immagine che non ha un bianco e non ha un nero. E non tanto di colore, di luminosità, cioè di livello di luminosità del pixel, non è mai al massimo o al minimo, è di mezzo. Tipo, hai fatto la foto a un cartoncino grigio. Per forza delle cose quel cartoncino lì è grigio e non è bianco o nero, è tutto in mezzo lì, avrai una linea di grigio e basta. Generalmente le immagini hanno un punto di nero e un punto di bianco, per cui si tende a... Ma questo poi è anche il tipo di immagine che hai, potresti non avere grandissimi bianchi o grandissimi neri a seconda. Comunque si tende a regolare questa cosa in modo da fare... in modo da correggere l'immagine se c'è un'esposizione sbagliata, perché probabilmente magari qualche volta capita di sbagliare e avere un'immagine troppo scura, troppo chiara, li correggi questi estremi dell'immagine, correggi gli estremi. Ora, al di là che ho delle zone nere, delle zone bianche dell'immagine che sono volute, l'immagine è stata fatta così, si può anche scegliere di visualizzare se ci sono delle sovraesposizioni o sottoesposizioni, ed è una visualizzazione, guarda qua. Questo quadratino qui, se schiacciato,
ti permette di vedere delle macchie sovrapposte al colore a seconda se qualche zona del colore viene dicettosata, cioè lì in quella zona uno dei livelli del colore è completamente piatto, non ha dettaglio, è come se ci fosse una macchia all'interno di quella zona lì. Questo vuol dire che in quel canale di colore lì, in questo caso credo che sia proprio il rosso, il bianco, no, ma non è usato il bianco, se vede, cioè non c'è dettaglio in quel canale perché l'immagine è sempre di tre canali, non è detto che non ci sia dettaglio, ma magari uno dei canali da verso. In questo caso se si vuole correggere si passa a questo potenziometro di regolazione e si tende a ridurre, scusate. Ecco, queste quasi tutte i moduli di Darktable hanno la possibilità di essere utilizzati con delle maschere come quelle che si usano in GIMP, se uno ha pratica. Una maschera è una zona dell'immagine che tu selezioni in qualche maniera dove agisce il filtro, cioè il filtro agisce solo in quella posizione lì. Tipo, mettiamo che io faccio una posizione esagerata così, tolgo questa maschera qua e faccio un'immagine chiarissima, però la voglio solo tipo in questa zona qua, adesso per qualche motivo voglio lì. Questa opzione è dentro quello che Darktable chiama fusione. Invece che disabilitato si può dire maschera disegnata. A questo punto vengono fuori una serie abbastanza grande di opzioni, perché sono un sacco di opzioni, dove ci permette di scegliere quindi ci permette di andare a disegnare o selezionare una zona in cui a far agire questo filtro. In particolare se io faccio maschera disegnata vengono fuori delle opzioni per cui posso disegnarla a mano libera, fare una forma circolare nell'isse o fare un tracciato. Il tracciato è come in Inkscape, in GIMP, è un vettore dove io vado a selezionare una zona dell'immagine e la maschera andrà ad agire in quella zona lì. La maschera era un aumento di esposizione, per cui il tracciato si muove come in altri programmi, con anche un margine di sfocatura più o meno grande a seconda. Questo sempre sui dati grezzi dell'immagine RAW, non ho ancora alterato niente dell'immagine. Per cui mi permette di fare queste cose qua. Se poi uno non è contento può spegnere il modulo e riaccenderlo. E se uno decide di modificare il tracciato, basta selezionare il comando all'interno. Ecco, all'interno dell'immagine ricompare il mio tracciato, posso rimodificarlo. Posso anche decidere di invertirlo, dire che la maschera è il contrario di quello che ho selezionato. Inverto e la maschera è il contrario. Questo funziona su quasi tutti quanti questi moduli di Darktable, quindi da questo che è sulla disposizione a quelli più, tra virgolette, artistici, che possono essere l'alterazione dei colori o addirittura il bilanciamento del bianco, potrei bilanciare il bianco solo su una zona dell'immagine o più zone, perché potrei decidere di aggiungere un'altra maschera in questa zona qua. E allora ho due maschere che alterano l'effetto del modulo. E anche in questa posso decidere di farlo invertire la polarità, diciamo, della maschera. Adesso maschere così in sé non hanno un grande scopo, sì, cioè questo chiaramente. Però potrebbero averlo quando magari c'è un'immagine tipo così, dove magari uno vuole alterare l'esposizione, schiarire una zona dell'immagine che magari è una zona di un interesse particolare. Potrei decidere, adesso questo è esagerato davanti, però occhio dal lupo. Sì, potrei esagerare tantissimo adesso.
No, per dire, adesso questo è una cosa così. Adesso tra l'altro io la vedo abbastanza corretta, lì si vede un sacco di arancione, però questo è il proiettore. Sì. Ecco, queste modifiche, queste maschere su tutti quanti i parametri, per cui ci sono tutti quanti i moduli di sviluppo, ci sono un sacco di moduli di sviluppo. E per farvi un esempio, possono esserci moduli, diciamo, artistici, tipo la vignettatura, che in genere si cerca di evitare quando si fa una fotografia, di avere un'immagine vignettata. Sarebbe come quando si guarda all'interno di un cannocchiale e i bordi dell'immagine sono si scuriscono, cioè hai, faccio vedere, vignettatura una volta attiva tende a scurire i bordi dell'immagine. Solo la vignettatura può essere fatta più o meno tipo, non so se avete usato Instagram, quei genere di filtri di, c'è cioè, le omocamere, il no, non è già Instagram, forse non sto deciso, cioè, ci sono degli effetti che applicano una vignettatura, cioè i bordi dell'immagine vengono scuriti sostanzialmente. Adesso può essere una scelta estetica di una foto che vuole assomigliare, non so, a foto di moda degli anni 70, tipo vignettate apposta, perché forse è un caso. Adesso è tornato di moda la vignettatura. Sì, per cui io credo che l'abbiamo raggiunto. In genere, altri programmi tendono ad avere un filtro di vignettatura per rimuovere la vignettatura. Se tu hai un obiettivo con un paraluce e quel paraluce lì tende a essere troppo grande per il tuo, obiettivo, fa quell'effetto lì già nella foto. A quel punto la vignettatura dovrebbe fare dov'è? Quella qua, invece che scurire l'immagine, schiarirla. A quel punto, beh, adesso ho esagerato, puoi schiarire i bordi dell'immagine su quella cosa, ad esempio. Questo è un effetto che loro chiamano artistico. Oppure effetti graduati, che se ne fanno un uso allucinante in trasmissioni tipo CSI. Non è vero che a Miami c'è il cielo arancione ogni giorno. Ad esempio, queste immagini qui fanno questo genere di operazioni qua, cambiando la densità del filtro, cioè che è l'effetto del filtro, e la compressione, quanto quel filtro è distribuito all'interno dello spazio sopra a quella riga lì. E anche la tonalità, colori, il filtro è colorato, tipo come quando su CSI vedete il cielo, cioè, è un filtro. In genere in fotografia veniva messo un filtro, un pezzettino di vetro con un colore che andava dall'arancione al trasparente, in modo da alterare la regola del colore in quel momento. Cioè, tipo sull'obiettivo? Sì, sì, si mettevano oggi queste cose qua. Sì, o gelatine qualche volta. Esaltare, tipo le luminosità, sì. Infatti. Adesso ovviamente questa non è che sia un'immagine che è bellissima, come diceva adesso il pubblico, è oscena, ma è solo per fare. Altri effetti se ne possono trovare dentro una serie di palette che chiama altri moduli, dove ci sono una cinquantina, forse un po' di più, di opzioni, tra cui varie, tipo la sfumatura, adesso la visionaria, facciamo così. Elimino l'impostazione qua. Ah sì, una cosa interessante di questo programma in particolare è che, essendo lo sviluppo delle immagini un file XML a parte, se io copio quel file lì, io copio un file XML, un file da una manciata di capo, una stupidaggine, un file di testo. Lo rinomini magari? Sì, adesso il programma ha una funzione per fare questo, ma se tu lo prendi, lo rinomini, gli dai un altro nome, beh, lo rinomini con una sua matrice, ma non importa, succede che ti trovi due immagini. In verità tu hai un file pro con due file XML di fianco, e tu fai questo. Ad esempio, tu vuoi fare una foto, una versione in bianco e nero e una non in bianco e nero. Cosa fai? Copi un file che pesa, l'ultima macchina però, una trentina di mega ogni file, e copi queste doppie sviluppi. Sì, puoi fare così, ma puoi fare un'altra cosa che si chiama copia, cioè duplica.
che è dentro l'immagine sezionata, gli dico duplica, lui prende e ne copia uno di fianco. In verità io non ho due file RAW, ne ho uno solo con due code di sviluppo in sostanza, dove su una, se vedi, vengono evidenziate di giallo, cioè è come se fossero raggruppate, perché una dipende dall'altra. Però se io questa dico di eliminarla, lui me la cancella e mi mantiene il file originale. Non è che cancello il file, adesso se io faccio eliminare un'altra volta, cancello il file, ma perché, cioè, puoi gestire l'immagine, dici questa è sfocata, la tiro via, cancella. E duplicandola fai esattamente quello scopo lì. Cancelli dal tuo tavolo luminoso, lo cancelli anche dal cartello? No, quando tu fai elimina, lo cancella dal tavolo, lo elimina dalla cartella. Sì, se invece tu fai cancel, facciamo così, tu fai cancel, ti chiede di ti elimina il file dalla raccolta che tu hai importato, non cancella il file dal disco. Lui elimina il file, adesso ce n'è un altro, ma ignora che ci sia questo. Che però quel file lì è ancora dentro. No, guarda caso, l'ultima operazione che ho fatto è stato cancellare il secondo file che era quello originale, per cui ho sbagliato io, ma ce l'ho da un'altra parte. Non importa. Sale il cestino, fai. Sì, vabbè, ecco, quello sì. In ogni caso tu quando vuoi il lavoro finito devi fare esporta. Sì, sì, tu fai una serie di cose, una serie di foto. Tra l'altro potresti anche decidere che, ad esempio, questo sviluppo che hai fatto, sei contento, lo vuoi replicare su più immagini. Tu puoi, beh, è un cesso, nel senso, però tu lo vuoi copiare, gli dici, vuoi, copia. E copia quella che chiama coda di sviluppo. Adesso spiego. C'è un copia e un copia tutto. Copia una parte solo di quella coda di sviluppo, cioè solo alcuni parametri che tu hai selezionato. Tipo, copia ti dice quali vuoi fare, questi qua. Diciamo che fai così, che fai copia tutto. E replichi su questa foto qua e gli dici incolla. Ti chiede quali parti dei cosi incollare, dici tutto quanto. Adesso lui te l'ha girata come quell'altra, ha applicato le maschere, l'esposizione che hai fatto, la rotazione. In questo caso anche la rotazione, poi va bene, le vuoti. Sì. Ora, questa si ritrova con le stesse maschere di prima, che sono all'interno dell'esposizione. Dentro queste maschere qua ti trovi. Sono ruotate rispetto alle immagini prima, perché le immagini ruotate. Ecco, questa cosa insieme col discorso che puoi duplicare l'immagine e no, l'immagine, lo sviluppo in XML, il file di XML di fianco, ti permette di fare più versioni della stessa immagine applicando vari tipi di filtri. Non sei sicuro se come fare, tu hai praticamente dei piccoli file di testo di fianco all'immagine e quando gli dici boh, esportami tutti questi, li prende e fa un JPEG, a quel punto fisicamente lo scrive, un reale JPEG, per ogni immagine e selezioni, per cui una con una colori, una con filtro, una senza, una. E a te è costato solo duplicare, cambiare i parametri, quelle cose lì. Questa parte del programma è abbastanza tipica di questo programma, piuttosto che altri che sviluppano il file RAW, di gestire più versioni del stesso file semplicemente con file di testo. Che se tu vai a vedere all'interno ti trovi questa cosa qua, ci sono più file, sono XMP, no, XML è un dialetto dell'XML, che sono dei file di testo con una serie di parametri all'interno, più o meno lungo a seconda dei sviluppi che hai fatto. Tu duplichi, se io duplico il file e gli metto nome, ha una codifica, il programma legge il nome del file, stesso nome, righetta, 01.02.03, le varie versioni, te li fa vedere. Se tu gli cambi nome a un XML che il programma non interpreta, è solo un XMP sganciato dall'immagine,
deve avere quella codifica, però diciamo che fai duplica, sei a posto, il programma è già così. Come in questo caso vede due immagini uguali, ma in verità è una sola con due code di sviluppo. Queste code di sviluppo possono essere salvate, cioè a prescindere dall'immagine a parte, tipo un preset, cioè una serie di operazioni che tu vuoi fare ricorsivamente su tante immagini, anche in futuro, tipo hai trovato una maniera per convertire in bianco e nero che ti aggrava un sacco, la salvi. Praticamente salvi una cosa che lui chiama stili. Diciamo che questa immagine qua con le maschere ti piace e vuoi creare uno stile, tu la selezioni l'immagine che ti interessa, di cui ti interessa salvare lo stile, che lo stile sarebbe l'insieme delle modifiche che fai sui moduli di sviluppo del programma, cioè non in sé l'immagine, ma le modifiche che fai all'immagine, al di là dell'immagine. Gli dici stili, crea, gli dai un nome e puoi domandargli includere nello stile anche alcune cose che potrebbero non essere utili allo stile, cioè l'esposizione, l'orientamento, la curva di base, la nitidezza, che sono i primi passaggi che tu necessariamente fai e che il programma fa per default sulle immagini, che sono quelle che si trovano, quelle informazioni già dentro il file RAW, sono già lì. Ecco, se tu non includi queste operazioni qua, l'immagine che tu andrai a modificare viene modificata solo con gli sviluppi creativi che gli hai dato, tipo hai cambiato il colore, hai cambiato un filtro di gradante, ma non l'esposizione in sé, perché magari la tua foto è a posto, vai a cambiare i valori di esposizione, gli dà più 2 viene fuori una foto bianca e ti sei fatto male da solo, nel senso vai. Diciamo che non vuoi includere questi dati qua, fai salva, adesso l'ho chiamato prova, avevo selezionato questa immagine con la ragazza con le maschere assurde, clicco un'altra immagine, diciamo che la clicco simile e poi faccio un doppio clic sul mio stile prova e lui andrà a sostituire tutti i parametri che abbiamo fatto prima sull'immagine di destinazione. In questo caso me l'ha anche votata e ci sono varie maschere, adesso non si vede tanto ma sono alterate, per cui si vede questa cosa. Se volete eliminare i parametri di sviluppo di una foto che avete fatto e non vi piace, basta fare all'interno del tavolo luminoso, cliccare la foto e scegliere scarta. Lui scarta la coda di sviluppo, questi sono i menu, scarta, e lui elimina le informazioni di sviluppo fatte dall'utente, ripristina lo stato iniziale. Ecco, sostanzialmente sono questo genere di operazioni da compiere. Ci sono gruppi di correzione per la nitidezza, per la riduzione del rumore, che è una caratteristica dei sensori. Ad esempio, quando si hanno immagini ad alta sensibilità, tipo 1600 ISO o 3200 ISO, è inevitabile che il sensore non risponda in maniera ottimale alla luce, cioè introdurrà un errore. L'errore sarà o di luminosità o di una corona intorno ai pixel, comunque un errore percepibile come un disturbo di colore sostanzialmente nei digitali. Una volta c'erano le pellicole ad alta sensibilità, le pellicole per essere molto sensibili avevano grani cristalli di argento particolarmente grandi, quando tu stampavi la foto l'immagine aveva la grana della pellicola, che all'epoca non era fastidiosa, almeno a qualcuno piaceva pure, mentre in digitale generalmente il rumore è fastidioso, cioè è una presenza casuale dei punti colorati non coerenti col colore che hai fotografato. Tipo fai una foto di un muro bianco ad alta sensibilità con poca luce, cioè una stanza buia, quasi buia,
fai la foto, invece di essere tutto quanto di un bel bianco compatto, comunque corretto, hai delle macchie, dei punti luminosi, non luminosi, dei punti colorati un po' rossi, un po' verdi, un po' più rossi e verdi. È fastidioso, cioè vedi queste macchie come queste. No, vediamo se ne ha cosa è dovuto, scusa. Cioè, se è tutto uniforme, perché no, no, perché il sensore in verità funziona così, cioè gli passa corrente, è sensibile naturalmente. Sensibile alla luce a una certa misura. Se tu vuoi aumentare la sensibilità, la macchina non fa altro che pompargli un sacco di corrente in più. Più passa corrente, più quella corrente genera un'alterazione del campo elettrico del sensore stesso e va in errore. Macchine moderne molto meno di macchine molto più vecchie. Io allora, questa foto qua, ad esempio, è fatta con una Nikon D100 che ho usato un sacco di anni, che è all'epoca più o meno professionale, adesso credo che il cellulare faccia foto quasi meglio, no, però quasi. Era particolarmente rumorosa, ad alte sensibilità, per alte quella macchina lì tendeva a 400 ISO, era già così. Macchine di adesso, non so, sempre in ambito Nikon, tipo D700, D600 anche, D700, 16.000 ISO è lo stesso rumore dei 400, più o meno, per cui riesci a far foto più al buio, che non, cioè più in condizioni di luminosità scarsa, molto meglio che non anni fa. E questo programma, quando parla di riduzione del rumore, intanto ha varie opzioni, di bisogna sapere che rumore stai cercando di ridurre. Il rumore di che parlo io è della sensibilità, ed è questa casualità di colori intorno alle immagini scure, alle zone scure delle immagini in genere. E lo riduce con questa opzione qua, riduzione del rumore, qua chiama non locale, non lineare, ma vabbè. Tu lo accendi ed ha alcune caratteristiche, adesso vediamo se riesco. Purtroppo la foto non è tanto scura. L'immagine rumorosa sarebbe, ci sono dei pixel un po' colorati di rosso, un po' di verde, cioè delle macchioline. Con quella funzione lì tu riduci quella colore lì su quei punti lì, più o meno. Se lo riduci tanto tenderesti anche a ridurre le differenze di colore di altri pixel che in verità non erano rumore, per cui bisogna sempre moderare l'azione. Mentre prima, quando avevo attivato il pulsante in basso a destra, che si vedevano le fasce rosse, quindi invece erano piatti, praticamente erano tratti omogenei di colore. Invece questi qua sono invece, come dire, c'è un puntino nero all'interno, un tratto omogeneo. Sì, è casuale. No, casuale, è pseudo casuale. Vediamo se riesco. Guarda che stupido, non è proprio lì. Vediamo se questa, se quella so che era rumorosa. Ecco, ad esempio, adesso qua non vedi mica. Un secondo. Ecco, sì, proprio, vediamo se si vede. Vedi queste zone qua? Che c'è una non compatta rappresentazione del colore. Questo filtro qua, come tutti i filtri con moderazione, perché se tu esasperi la funzione di ridurre il rumore, ti potresti trovare con un'immagine con 5 colori e tutto quanto omogeneo. È omogeneo, ma è inutilizzabile, non c'è più. Ecco, tu attivi il filtro e vedi che ha già tirato via il rumore. Ora l'ha tirato via un po' a discapito della nitidezza, perché oltre a quella che lui chiama prominenza, cioè casualità dei colori, diciamo, semplifico così, c'è anche questa luminanza. Luminanza sarebbe quando tu hai, per esempio, questa zona qua, dovrebbe essere tutto bianco, diciamo, e c'è invece una serie di puntini un po' bianchi, un po' scuri, un po' vari livelli tra il bianco scuro e il nero. Questa luminanza qua tenderebbe a eliminare anche quelle differenze lì. Vedi che diventa piatta, senza dettagli. Ora, ok, non c'è più rumore digitale, ma l'immagine
sì, non è quasi più una foto, insomma. Bisogna provare sempre foto per foto questo, tempi di posa, obiettivo, macchina, sensibilità, quelle combinazioni lì, avere, e anche il tipo di foto, cioè se hai zone molto scure, avere la sensibilità di intervenire sul rumore, ma il meno possibile, fino a quando non tiri via quel tanto che ti basta. Sono lì bisognerebbe andare con la selezione di prima, giusto? Sì, sì, puoi anche far così. Però hai fatto l'occhio lì, sì, sì. Cyborg, lì si può magari uscire. Sì. Ad esempio, anche questo modulo, come altri moduli, può essere applicato con le maschere disegnate di questo tipo qua. Tu applichi la riduzione del rumore su... perché a seconda di dove tu ti metti, lui fa un offset, non so come... agitazione. Sì, e lui scala la maschera muovendoti con la rotella, se vuoi alterare la maschera velocemente. Tipo, qua rimane il rumore e qua lo tira via. Adesso il rumore è questo, tiro via anche tutta la luminanza, l'occhio diventa come abbiamo visto prima e fuori non è stata modificata l'immagine. Il rumore, così è senza, così è con, vedi la differenza, ci ha tolto il rumore ma ha tolto anche quel dettaglio. Se tu vuoi invece mantenere il dettaglio ma non intervenire sulla luminanza, che sarebbe quella che ti permette un dettaglio nell'immagine, sarebbe una variazione di luminosità di ogni pixel a prescindere dal colore, cioè un colore fucsia più o meno luminoso, blu più o meno luminoso, è un po' così. Tu elimini o alteri il cursore della luminanza, stai applicando la maschera per luminanza, con una certa intensità, ma puoi farlo anche di più volendo. Ora, qui non è che ci si vede, adesso vedi comparso il rumore, se tu aumenti l'intensità man mano scompare. Tu quando lo regoli il minimo possibile è a posto. Mantieni il dettaglio sulle immagini. Dopo, se il tuo scopo è fare l'immagine tipo come fosse un fumetto, puoi anche usarlo così. Non è che non vuoi. E questo è un esempio di quelle maschere lì applicate a una funzione che generalmente non è presente la maschera su un editor RAW, tipo Camera RAW forse ha qualcosa, non sono sicuro. Ecco, la maschera applicata a questa cosa qua. Le maschere compaiono alla fine dentro un gestore di maschere che potresti utilizzare, cioè potresti avere più maschere per più filtri, per più moduli, potresti riutilizzare una maschera su un altro filtro, tipo lì hai ridotto il rumore e vuoi anche schiarirlo, cioè usi il filtro del rumore, il filtro per l'esposizione, ad esempio della curva, schiarisci e applichi la maschera su entrambi i filtri. Questo complica, nel senso, non complica, aumenta tantissimo la possibilità di intervenire in maniera precisa su un file. Tutto questo non distruttivo, tu non hai mai salvato il file RAW così. Non c'è un pulsante salva, ad esempio, come in tutti gli altri programmi. C'è esporta, ma esporta di te, ma non hai maniera di salvare nel frattempo che lavori, perché nel momento in cui tu hai fatto, ad esempio io faccio così, ripicciolisco l'immagine, l'ho già salvata dentro il file XML, lui continua a salvarlo, nel momento in cui tu applichi una modifica lui salva, è diretto come. Non c'è un pulsante salva, non c'è un menu backup o qualcosa del genere, ti trovi sempre il file salvato. Un'altra cosa che può essere interessante, se volete applicare delle filigrane, si chiamano così, tipo la tua firma e il tuo logo su un'immagine. Ad esempio, oppure una serie di informazioni dello scatto, vuoi fare una serie di foto, esportarle perché hai da fare un album sul web e vuoi far vedere qual è la macchina, qual è l'esposizione, quelle cose lì. C'è un filtro tra quelli che lui chiama effetti, che si chiama filigrana, all'interno di altri moduli, ci sono un sacco di moduli. Filigrana che una volta applicato compare nell'interno dei menu, dove poi vediamo se lo vedi già, no,
Puoi utilizzare un file SVG, che è un file vettoriale tipo Inkscape, utilizza il formato SVG nativamente, per inserire una filigrana che tu puoi personalizzare. Non è proprio automatico inserire filigrane personalizzate in questo plano, nel senso che per definizione lui le salva questi file SVG, no, vuole che tu salvi questi file SVG all'interno di una cartella che è quella dell'utente, dentro la home, una cartella nascosta, si chiama .config. Questo si trova tutto sulle guide, è molto, molto facile. Dentro la home c'è una cartella nascosta, controllata, si chiama config, poi si chiama darktable. All'interno c'è, vabbè, non c'è neanche la cartella, deve chiamarsi watermark, che sta per filigrana. Scusa, se non c'è la cartella la fa il programma? Il programma l'ha già fatta in una cartella non dell'utente, ma per cui c'è una cartella che si chiama così, però non è tua. Per cui le individui le raggiungi e ci copi dentro questi file SVG. Questi file SVG fanno questo: se io attivo adesso la filigrana con questo pulsante e la filigrana si chiama table.svg, applica questa filigrana che è un'immagine del logo del programma, il tempo di scatto, il tipo di macchina, il timestamp sarebbe il momento in cui hai fatto lo scatto. E sono tutte codifiche come quelle di prima per il nome del file, tutte personalizzabili. All'interno di un file SVG tu fai una tua grafica, ci metti dentro un testo con scritto dollaro, timestamp per dollaro e lì comparirà quel dato valore. Oppure puoi usarla anche per mettere la vera e propria filigrana. Io ne avevo preparata una, che è un file SVG normale, prodotto come uno vuole produrlo, non importa con che programma. A quel punto mi compariranno una serie di altre cose, forse devo riavviarlo. Sì, ci sono altri tipi di... Scusa, un secondo. Anche la S, ho sbagliato il nome della cartella, devo dargli un S. Lui non vede la cartella. Questo l'ho preparato io poco fa, e ho inserito dentro tipo il logo, ho inserito dentro alcune scritte, tra cui ho scritto io il nome dei file, due punti, e di fianco c'è il campo all'interno di quello che ho messo. Questa filigrana posso lasciarla lì dove mi pone il programma, oppure decidere di posizionarla in angolo in basso a destra e scalarla di una certa misura. Poi ci sono altri parametri rispetto alla vecchia. Scalarla ancora, magari faccio piccola, la metto un po' più in qua, un po' più in su. Decido dove posizionarla, una volta che esporto, vi esporta. Ecco, tanto per dire quel discorso del salvataggio istantaneo delle modifiche al file XMP. Lì adesso c'è una data che è quella in cui io ho fatto l'ultima modifica a quella foto lì. E se adesso io zoomo, lui mi modifica l'ora, ad esempio, perché lui va a leggere l'ora del sistema, la applica al filtro e lo butta dentro. E se dovesse risultare un po' lenta, adesso questo computer è abbastanza performante, insomma, cioè, per cui è abbastanza veloce. Se dovesse risultare lento è perché tutte le modifiche che fa, compresa l'anteprima, è un rendering in real time dell'immagine RAW, potenzialmente velocizzata dai protocolli OpenGL e queste cose lì. Per cui uno ha una scheda
particolarmente veloci, è più veloce il programma, funziona così. Mentre altri programmi, anche l'anteprima è un'immagine JPEG salvata da una parte diversa da FileRover, alterata ogni volta che tu apri e applichi una modifica, per cui non sempre è realistica rispetto alle modifiche che fai. Questo programma particolarmente fa queste cose. Poi ovviamente bisognerebbe sapere bene cosa si vuole ottenere per andare sulla strada migliore. Ci sono maniere per cambiare l'esposizione anche diverse dal comando esposizione. Una potrebbe essere la curva. Già la curva base che abbiamo visto prima fa quel lavoro lì. Perché non è vero? Ok. Non la curva base, prendo la curva di tono, che è come la curva base, però post trasformazione di quella curva base a seconda della macchina fotografica, è successiva, è lineare perché per default è lineare, ma se la cambio mi cambia l'immagine. Anche questa è una maniera di cambiare l'esposizione, mantenendo sempre il nero e il bianco al loro posto. Oppure anche no, potrei decidere di tenere un'immagine lineare, una curva lineare, quindi non più una curva, ma e cambiare il punto di destinazione del bianco e dire che lo taglia prima di in alto a destra. Prima della saturazione? Sì, cioè in questa immagine so che il fondo è grigio, però lo voglio bianco, o meglio, il fondo è non chiaro completamente, ma con un livello di luminosità più basso del 100%, e lo voglio che sia il 100%, voglio che sia tutto bianco, che non ci sia dettaglio. Posso voler così. Sposto questa cosa qua, è come se tagliassi i livelli di luminosità da un massimo e riducessi questo massimo. Ora, se questo non fosse un file rover, ci sarebbe una cosa che si chiama defange, com'è che quando pettini l'istorano. L'istorano questo è tutto pieno. Se tu fai queste modifiche con un'immagine che ha pochi sfumature per ogni punto, ti ritrovi con la compressione di quelle sfumature e quindi tra il massimo luminosità e la minima luminosità ti trovi dei vuoti, perdi delle caratteristiche lì e vedresti un istorama a pettine, come se ci fosse un pettine che nasconde l'istorama, una serie di righe bianche. Quello vuol dire che lì non hai più punti che rappresentano quella sfumatura lì, quindi hai perso dettaglio. Dettaglio di quantità di sfumature disponibili. Cioè non ci sono le scale intermedie? Sì, esatto. Cioè Petler vuol dire che solo quelle luminosità lì, luminosità le altre sono scomparse? Sì, tu hai che la tua immagine, se fotografi una serie di quadrati, uno nero, uno grigio un po', uno un altro grigio un po', è fatta così, cioè è un po' di nero al massimo, un po' di grigio al massimo, in mezzo lì non c'è niente, perché non ci sono sfumature tra quel nero lì e quel grigio lì. Ora, se la tua immagine è quella lì, non è che sia sbagliata avere un'immagine a pettine. Però quante probabilità ci sono di avere immagini a pettine realmente volute? Se tu hai un paesaggio e hai questo genere di istorama, in qualche punto hai perso delle sfumature, tipo, non so, un prato verde, hai una serie di sfumature di verde e in verità, dopo una serie di elaborazioni, non hai più alcune sfumature, hai delle macchioline. Questo verde qua, più grandi di un pixel. Per cui se dopo tu prendi quel JPEG, dimentichi che hai fatto un JPEG, lo riapri, dentro quei verdi lì hai perso tutte le sfumature, non ci saranno mai più sfumature dentro lì. Mentre nel rover, se anche tu riesci a perdere quelle sfumature, perché puoi farlo alterando l'immagine, diventa tutta grigia e tutta di un colore. E ti trovi a poter tornare indietro senza aver perso niente rispetto allo scatto originale. L'editing non distruttivo è quello. Darktable fa l'editing non distruttivo anche dei JPEG. A me non si limita ai RAW, ma anche ai JPEG. Ovviamente i JPEG non hanno alcune informazioni che invece il RAW ha, per cui alcuni filtri funzionano in maniera completa, piuttosto che altri che non funzionano affatto o non sono neanche disponibili mentre li guardi, mentre li adoperi, insomma. Poi non entro nel merito del bilanciamento del bianco, come farlo, o meglio sì, però... No, scherzo.
cioè il bilanciamento del bianco è un dilemma, nel senso si può volerne uno corretto oppure uno, un'immagine calda, un'immagine fredda, questa diciamo che può essere considerata calda. Se tu la vuoi più fredda abbassi la temperatura di colore dell'immagine, allora più fredda vuol dire più azzurra, più calda vuol dire più giallo, rosso, arancione, quella zona lì. La correttezza dell'esposizione, il programma può anche cercare di indovinarla facendo una selezione di bilanciamenti del bianco preimpostati, tipo la mia foto l'ho fatta con la luce solare, faccio luce solare diretta, la mia foto è così. Può anche essere, non è detto che non sia così. Oppure altero questa preimpostazione raffreddandola o scaldandola ancora o aumentando il rosso, diminuendo il verde, alterando il blu, cioè con varie maniere. Ovviamente questa non è più un'immagine corretta, ma potrebbe essere quello che uno cerca. Volendo ripristinare, schiaccio questo pulsante qua, ripristina i valori di prima. Potrei decidere di fare un bilanciamento del bianco, scusate ma tiro via sta figlia, un bilanciamento del bianco su una zona dell'immagine, tipo io so che questo dente qua bisogna che sia bianco, oppure un oggetto che c'è dentro lì, bianco oppure grigio, cioè il bilanciamento del bianco non è che devi andare a selezionare il bianco, ma un colore neutro. Non devono essere predominanti. Sì, o un colore che tu vuoi che diventi neutro, tipo anche un nero, che può essere nero un po' caldo, un po' freddo, ci sono tante sfumature. Diciamo che questo dente qua bisogna che risulta bianco, perché sennò la signorina si incazza. E dopo mi cancelli quelle parole lì, no? Scelgo la preimpostazione spot. Spot sta per spot. E vuol dire che posso selezionare un'area nella quale il programma cerca, scusate, posso anche rigirare la foto. Perché non è altro? Spot può essere questo. Bilanciamento del bianco, spot. Cioè identifico un rettangolo che è quello lì bianco, all'interno del quale la macchina fa, il computer fa, il programma fa un calcolo di quello che secondo lui è il più probabile bilanciamento del bianco, cioè il valore di temperatura colore medio per cui l'immagine è corretta. Adesso diciamo che non è quello lì e decido che sia questo qua. Con il spot abilitato qua posso disegnare col mouse un rettangolo dentro il quale lui va a calcolare la media di colore per far diventare bianco quel quadratino lì, cioè più che bianco neutro. Potrebbe andarmi bene, potrebbe anche non andarmi bene. Ad esempio qui può andar bene, magari nell'occhio che c'è un riflesso un po' duro perché di fronte alla signorina c'era una finestra. Seleziono qua e diventa un altro tipo di bianco, oppure qua dietro, oppure nel nero, sul nero. Metti che quello non sia nero e prendo questa zona qua, lui calcola, il programma calcola la media all'interno di quell'immagine. Non ho capito adesso, ma ti modifica tutta l'immagine, ti modifica l'immagine. Sì, sì, bilanciamento del bianco di tutta l'immagine, a meno che... Cioè, ma come dire, voglio come campione il bilanciamento. Sì, quello è un campione, sì. Te lo estende tutta l'immagine. Sì, sì, cioè vai, ad esempio, se tu avessi, si chiamano dei target, cioè sono dei cartoncini con vari colori oppure con del grigio, ci sono queste cose. C'è un cartoncino col grigio medio, sul quale vengono calibrate le macchine per l'esposizione, ma anche per il bilanciamento del bianco. Tu all'interno delle foto inquadri quel cartoncino là. Tu dici benissimo, il grigio, cioè il bilanciamento del bianco lo fai lì. Tu sai che quell'immagine lì sarà correttamente bilanciata di bianco, sempre che sia illuminata dallo stesso tipo di luce, perché se tu hai un LED da una parte, una luce incandescente da quell'altra, il sole da quell'altra, hai una serie di illuminanti, si chiamano, che qual è il bilanciamento corretto? Ci sono vari colori di luce che illuminano, non
non ce n'è uno solo. Quindi i fotografi in sala sì. Fanno per dire anche lì? Sì, 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 vengono calibrate o col cartoncino oppure sì, qualche volta fissano il bilanciamento del bianco con un numero e riportano come analiticamente sta cosa, però vengono calibrate queste cose, sì. Dopo ci sono varie altre maniere, ma insomma il cartoncino è la cosa più scientificamente corretta, bilanci lì, però non è detto che ti vada bene. Ma vuoi una foto così a rovina? Non è che devi per forza fare che una foto sia bilanciata di bianco in maniera scientifica, nel senso. Potresti volere una foto apposta blu. No, blu. Sì, beh, si bilanci sul blu. Dopo, questo strumento del bilanciamento del bianco non è quello corretto per dare una colorare l'immagine, cioè fare tipo un bianco nero colorato. Non è lo strumento giusto per quello scopo lì. Ci sono altri strumenti. Tu in genere cerchi di avere un bilanciamento del bianco corretto per avere un punto di partenza per l'elaborazione corretto, cioè con i livelli di grigio giusti, con la disposizione corretta, dove non ci siano zone di bianco sparate, a meno che non sei tu che le vuoi, allora quella è la tua elaborazione creativa, o nero che sia completamente macchia nero, perché qualsiasi cosa ci fai su quel nero là, se è tutta una macchia, è sempre una macchia, dopo lo trasformi in blu, una macchia di blu. Se invece tu riduci gli estremi della luminosità di queste foto in maniera che tutte le informazioni rappresentino qualcosa, allora hai una foto corretta. Dopo può essere che tu la vuoi fare alla Sin City con quel bianco nero molto contrastato. Beh, a me piace il bianco nero molto contrastato, però se tu scatti in JPEG e la tua macchina salva in quella maniera lì, non hai maniera di fare tirare fuori dettagli da zone che non sono già rappresentate, mentre nel RAW sì, tu scatti, apparentemente è uguale a JPEG l'aspetto, in verità hai più dettaglio estraibile su un RAW piuttosto che su un JPEG. Se provo a fare come dire il bilanciamento del bianco sul JPEG, sì, ti riesce, no, non è detto che non ti riesca, però non hai le informazioni originali di tutti i canali del sensore perché il programma elabori in maniera più precisa quel bilanciamento. Tu hai una scacchiera di pixel con dei colori, basta. Nel RAW hai una scacchiera di pixel per tre livelli interpretata con una serie di cose. Tutte queste cose in questo programma attive in quel momento lì. Nel caso in cui vuoi farli in maniera creativa, farli da parte creativa e poi esporti. Dopo, chiaramente, se tu con questo programma o con un altro programma per il RAW fai una foto così, grigia, scura, così, e la esporti, questo ottieni, cioè non è che... Oppure una foto tipo così... ti ritrovi questa, però se questa foto qua l'hai già salvata in JPEG e all'interno di questa foto non ci sono abbastanza informazioni per elaborare delle sfumature per riportarti alle condizioni di prima, non ce l'ha, è come un foglio con delle macchie di colore. Poi dici, beh, trasformalo in una scacchiera, e se sono macchie di colore non ho una scacchiera, ho la scacchiera l'ho usata in maniera sbagliata. Sì, no. È come se un pittore dipingesse con colore solo. Quando era fatta fotocopia, sì, quando gli dice fammi la colore. Sì, sì, esatto. cioè, uno potrebbe dire, ok, decido che zona colorare, lo puoi fare col BIMP, eccetera, puoi elaborare, però non recuperi informazioni che non hai più. Non sono informazioni reali. Non sono più informazioni, sì. Non è detto che se tu ti metti lì a sviluppare i RAW ti vengono delle belle foto, cioè dipende dalla sensibilità tua di correggere le cose che non sono corrette, se non sono corrette, perché se uno scatta in studio del fotografo non è che ha bisogno di correggere l'esposizione, cioè che fotografo sei se mi sbaglio l'esposizione in studio, cioè hai già una foto corretta e lì devi fare solo le
diciamo elaborazioni creative, tipo aumentare i contrasti, il colore saturare un po' di più in certe zone piuttosto che altre, e lì sta a te. Quindi ci sono maniere giuste e sbagliate, ma sempre dipende dall'effetto finale. Probabilmente quando fai una foto, in media di quello, cioè devi passare tutti quanti, le correzioni, o ne fai solo alcune. Cioè dici, questa è la foto, secondo me le due correzioni sono a posto. Sì, sì, ma è possibile, sì, possibile anche aver scattato giusto, cioè tu imposti la macchina, come faresti per un JPEG? Corretta l'abbinanciamento del bianco, l'hai selezionato, hai fatto in qualche maniera, l'hai fatto. L'esposizione è corretta, hai messo a fuoco a posto, hai applicato nel JPEG, lo puoi fare nelle macchine, l'sRGB piuttosto che l'Adobe RGB. Forse c'è qualche macchina, qualche dorso digitale che serve in lab, ma ci costa come un appartamento forse. Cioè, non è quello. E tu scavi ed è a posto. Dici allora come ne faccio del RAW? Non fa una piega come domanda. Te ne fai nel caso in cui hai bisogno di post-produrre quell'immagine in qualche maniera. Cioè hai comunque più informazioni tra una sfumatura e l'altra che tu vedi. Cioè tu hai due punti che sono solo un minimo di sfumatura di diverso. In verità sul RAW ce ne sono altre 5-6 mezzo di più forse. Che poi dovrai comunque interpretare e esportare in JPEG, perché il RAW in sé non è che lo stampi, tu fai delle foto di alcuni colori, tipo un po' il tramonto ieri sera. Sì, una roba così. Non hai tutto quel livello di luminosità lì da dare su una stampa. Per quanto tu possa avere cura nell'esposizione, non verrà mai stampata come la vedi. Per cui quando il fotografo in RAW poi devi per forza passare questi programmi in qualche maniera, magari ci metti un secondo. Lo sporti solo se a posto, sì, lo sporti, si fa un paio di modifiche, però sì. Solo non l'ho mai usato, probabilmente non devi stare lì a provare tutte le combinazioni, cioè beh, poi se, come, con tutte le scale che ci sono, tutti i toni, cose varie, penso che ti portano le giornate. Sì, sì, ci sono una cinquantina di moduli, no? Una cinquantina di moduli, 50 qualcosa, 6, 58 così, alcuni dei quali fanno più o meno le stesse cose. C'è un modulo che chiama sistema zonale, tipo lui divide la foto in settori di luminosità, per ogni settore ha una specie di equalizzatore a campana, la cui campana può essere regolata in maniera più o meno fine in positivo o in negativo. In audio sarebbe tipo un equalizzatore parametrico, per ogni settore. E per poter regolare la luminosità dei settori di luminosità, e con le maschere in più ne aggiungi più di una e sei a posto. C'è un modulo per salvare il file, ecco, però alla fine devi salvare il file. Ma forse per quelli della terra forse il discorso è un po' diverso, nel senso ho la comunione, il matrimonio, sì, e voglio sbagliare il meno possibile, perdo in peso, nel senso la mia memoria è un po' più sacrificata perché i RAW pesano, sì, ma ho meno margine d'errore perché se sbaglio qualcosa, sì, posso recuperare. Invece non è la foto di un paesaggio, non ne frega niente, posso farla in JPEG. Sì, praticamente un amico che sa usare Darktable, andare a foto della mia posta. Sì, però ad esempio, cioè, tu vedi che hai la comunione e fai la foto, però non riesci a farla abbastanza luminosa ed è un po' scura, e salvi in JPEG. Devi tirar su questi toni, questi livelli di luminosità a seconda del colore, perché si tratta di quello, su quella zona di foto che è più scura. Nel JPEG hai questa scacchiera che è la foto con dei punti stabiliti di colore, luminosità e quelle caratteristiche lì, e sono quelli. Nel RAW hai la stessa roba, però sotto a quella che roba che vedi ce ne potrebbe essere ancora livelli di luminosità più ampi di quelli che tu riesci a interpretare con JPEG. Per cui riusciresti a tirar su, diciamo così, tirar su queste foto scure con una qualità superiore del JPEG, perché hai delle più informazioni in sostanza. Comunque il passaggio che la macchina, il processore della macchina fa
è lo stesso che fa il computer, per quanto poco, sì, più o meno. Il processore della macchina deve anche lavorare nel tempo, nel senso, certo, deve applicare tutti i parametri che abbiamo impostato nella macchina noi e deve applicarli in tempo minimo, perché sì, sì, ti deve dare la possibilità di avere la macchina pronta a un ulteriore scatto, giusto? E tutti questi processi alla fine gli fa un processore della macchina che può essere non al top. Chiaramente se usi un programma professionale su un PC, su una macchina potente, gli fai fare queste operazioni a un computer, portati un chip, comunque ne avvantaggi tu come utilizzato. Perché alla fine se solo la conversione JPEG fatta dal PC o fatta dal CPU, dal processore della macchina, chiaramente si capisce che qui non c'è un problema di tempo, la macchina invece sì, tempo, risorse. Io direi se primi di settembre facciamo un'altra serata, così abbiamo tutti i RAW dell'estate, se portiamo tutte le altre foto delle vacanze e ci dedichiamo un attimo ai festeggiamenti, visto che ringraziamo Marco.